Buongiorno, oggi ferie, sembro in mezzo ai campi, sono in mezzo ai campi, ma sono in città, va bene. Sto andando a prendere il treno perché stamattina si va a Milano per un evento che ovviamente più tardi vedrete. Dall'11 al 17 di maggio, quando vedrete il video sarà già finita, passano gli artigiani di Hermé, quindi fanno vedere come nascono i pezzi e soprattutto vogliono mettere in risalto da chi nascono i pezzi preziosi di Hermé. Naturalmente l'accesso è libero e gratuito. Peccato non essere riuscita a fermarmi di più a vedere come gli artigiani creano i loro capolavori, perché stupendi. Purtroppo non si potevano fare video. Adesso vado all'Unico Milano. Allora, ce l'ho fatta. Qui dietro c'è l'Unico Milano, là in cima al 20° piano, e sono qui per i 140 anni di Euricchio. Ovviamente non vedo l'ora di scoprire cosa ci ha preparato lo chef. 20 piani per arrivare all'Unico in un ascensore di vetro. Compie 140 anni di storia, 1877-2017, ed essere ancora un'azienda familiare e specialmente, lo sottolineo, italiana al 100%, è per noi motivo di grande orgoglio. Tornata da Unico, avete visto l'evento, mega cibo buono, ma buono da morire. Non tutti sanno che Euricchio in realtà non fa solo il provolone, ma fa praticamente tutti i formaggi italiani e li producono in Italia. Un nuovo amico. Lo chef ovviamente ci ha preparato un menù su misura con tutti i prodotti Euricchio che avevamo a disposizione ed è stata una roba fotonica. Cioè, mangiato da Dio, sei antipasti, vabbè, poi il dolce, spettacolare. Cioè, top davvero. Adesso vado a prendermi un matcha latte e poi torno a Brescia.
patate di riso freddo perché fa un caldo becco. Buonissimo. Giornata finita, è stato una roba da bere, un vento fantastico con Auricchio. Mangia latte per tornare e rinfrescarmi. Ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto. Se volete assaggiare qualche ricetta visto che me l'hanno mandata, scrivetemelo nei commenti e poi le farò vedere. E niente, ci vediamo nel prossimo video.